Beh, certamente no, sappiamo che comunque queste problematiche hanno bisogno di soluzioni e per soluzioni durature bisogna lavorarci parecchio e quindi sappiamo benissimo che la soluzione non si trova con uno schiocco di dita. Però infatti siamo qua ancora oggi e non molliamo fino a che non vediamo dei risultati duraturi per quanto riguarda tutte le problematiche che ci stiamo portando avanti, che il settore agricolo si sta portando avanti da 20-30 anni, ecco. Ricordiamo più o meno, adesso so che voi avete un lungo decalogo, ma più o meno insomma, quali sono le motivazioni che vi portano a manifestare? Soprattutto si parla di un mercato che agisce in maniera scorretta nei nostri confronti. Sì, allora, gli agricoltori oggi chiedono innanzitutto che il loro prodotto venga pagato per la qualità. Noi coltiviamo terre. Alleviamo animali e puntiamo sulla qualità dei nostri prodotti e quindi credo sia doveroso da parte nostra chiedere che i nostri prodotti vengano pagati col giusto prezzo, che ad oggi invece sono sottopagati.